Monster Hunter World arriva su console fissa dopo moltissimi anni dalla sua prima comparsa su PlayStation 2 e lo fa in grande stile. Quello che sorprende è che il titolo è riuscito ad innovarsi, o per meglio dire modernizzarsi, mantenendo immutata la sua anima. Ma bando ai convenevoli ed è tempo di fare rotta verso Astera. Nel mondo di gioco interpreterete un cacciatore della quinta divisione, di sesso maschile o femminile, inviato nel nuovo mondo per scoprire il mistero che si cela dietro gli antichi draghi. Ogni 10 anni, infatti, gli antichi compiono un viaggio verso questo mondo inesplorato e non se ne capisce il motivo. Ma pare che questa traversata porti con sé diversi cambiamenti a livello climatico, cambiamenti che sconvolgono l'intero pianeta e che potrebbero essere l'origine della vita e della morte. Il comparto storia è ottimamente bilanciato, e sebbene guidi il giocatore attraverso un semplice sistema di quest, non annoia mai e offre ottimi spunti per la personalizzazione della propria avventura. Ad accompagnarci in ogni missione su Astera sarà il Palico, un simpatico animaletto dalle fattezze feline. Non sottovalutate però questo personaggio, perché sarà una risorsa fondamentale. Infatti, oltre a poterlo vestire delle più disparate armature, questo gattino vi curerà sul campo di battaglia, raccoglierà per voi utilissimi oggetti, vi segnalerà la presenza di materiali rari, vi risveglierà dallo status sonno e attirerà i mostri verso di lui, fronteggiando senza paura i più terrificanti nemici che potrete incontrare. Il gioco si apre con quella che probabilmente è la caratterizzazione del personaggio più profonda che si possa immaginare. Potrete scegliere qualsiasi sfumatura del vostro protagonista e del palico che vi seguirà. Ad esempio, nel nostro caso, ci siamo divertiti a provare le diverse sfumature possibili di cicatrici e tatuaggi sul corpo del nostro protagonista. I compiti che ci verranno assegnati saranno di diverse tipologie. Infatti esistono missioni di ricerca e informazioni nelle quali basterà seguire le tracce del mostro, scovare la sua tana o le sue prede preferite, e altre missioni che vi porteranno all'uccisione o alla cattura del mostro. Se non volete però seguire la trama principale, potrete cimentarvi nelle missioni taglia o nella semplice esplorazione, che vi permetterà comunque di incontrare i mostri più pericolosi. A differenza di una missione, in questo caso, potrete essere sconfitti tutte le volte che vorrete e potrete scoprire tutte le zone della mappa che, in genere, si dipana in 3 livelli d'altezza e rivela diversi passaggi segreti e scorciatoie. Se vi imbarcherete però in una esplorazione, non otterrete ricompense specifiche al vostro ritorno alla base, ma potrete comunque godervi il vostro bottino di oggetti e di informazioni reperiti nella mappa. Il luogo dove passerete più tempo in assoluto è la Forgia, il cuore pulsante di Astera. Qui potrete scegliere quale armatura forgiare, quale arma potenziale e soprattutto in quale modo. Esistono una grande varietà di armi diverse in Monster Hunter World, ciascuna con la sua peculiarità ed un utilizzo esclusivo. Spadone, pesante arma da attacco con possibilità di parare i colpi. Spada e scudo, set di armi rapido e ben bilanciato. Martello, l'arma più lenta e pesante che troverete nel gioco, ma con una potenza d'attacco a corto raggio devastante. Balestra piccola, rapida e simile ai fucili d'assalto, possiede diversi tipi di munizioni possibili. Balestra pesante, che è simile alla controparte, ma con una maggiore potenza d'attacco a scapito della velocità. Arco, classico ed inimitabile, anche quest'arma possiede diverse tipologie di proiettili. Corno da guerra, simile al martello ma che garantisce diverse capacità alla squadra se suonato durante la battaglia. Spada lunga, la regina del taglio netto, un'immensa katana pensata per i più esperti cacciatori. La lancia, una lancia con scudo che conferisce una difesa speciale a discapito della potenza d'attacco. La lancia pistola, un'arma polivalente simile alla lancia e forte di uno scudo torre per difendersi, può sparare al nemico a corto raggio durante una combo. Doppie spade, arma rapidissima e devastante se ben utilizzata, possiede una modalità demone peculiare. Spada ascia, simile allo spadone da guerra, senza la possibilità di difendersi, ma con la capacità di diventare una pericolosa ascia gigante. Charge Blade, combinazione di spada corta e scudo gigante che se fuse insieme possono diventare una gigantesca ascia e sfoderare attacchi elementali devastanti. Infine il Kinsetto,
un bastone da guerra che permette l'uso di un insetto infiltrante che infligge danni mentre combattiamo il mostro con il bastone, è probabilmente l'arma corpo a corpo più complessa da utilizzare, ma se ben sfruttata vi renderà virtualmente inavvicinabili. Ogni arma o armatura in Monster Hunter World può essere forgiata e migliorata partendo da tre macro basi: ferro, osso e drago. Esistono fino a 8 livelli di potenza di armi e armature e queste ultime possiedono diverse capacità intrinseche che sbloccano abilità specifiche. Esistono anche abilità nascoste all'interno delle armi che vengono sbloccate se indosserete un determinato tipo di equipaggiamento peculiare all'arma in questione. Il divertimento starà nello scoprirle tutte. Monster Hunter World è davvero la rinascita di se stesso. Dal punto di vista visivo è spettacolare, con un frame rate sempre fisso e fluido, nessun rallentamento in termini di gioco, nessun caricamento da una zona all'altra della mappa e con una caratterizzazione e biodiversità dell'ambiente pazzesca. Non a caso vi perderete davvero di fronte a dei dettagli come piccoli esseri che strisciano, scarabei stercorari che trasportano cibo, avvoltoi, piccole lucertole, pesci che nuotano e che potrete pescare, insetti e fiori di ogni genere. La fluidità di gioco non cala nemmeno con 4 giocatori a schermo e più di 5 mostri giganti contemporaneamente. Il gioco non presenta difetti tangibili, eccetto il feedback dell'impatto dell'arma sui mostri che si è rivelato poco soddisfacente. Ma auspichiamo nell'arrivo in tempi brevi di un miglioramento di questo dettaglio. Monster Hunter World si rivela e permette a tutti di approcciare al gioco, sia che siate dei neofiti o dei cacciatori esperti. Che voi facciate parte dell'una o dell'altra categoria, non importa. È il momento di imbracciare le armi.